Ornella Morini e salutiamo Paola Filoni che fa parte dello studio ma non è potuta venire qui con noi. Intanto ciao Ornella, benvenuta. Buongiorno, grazie. Allora Ornella, tu sei una fisioterapista e lavori all'interno di questo studio che è il tuo e collabori insieme a Paola Filoni. Come nasce l'idea di aprire questo studio? Allora, è nata perché noi abbiamo iniziato a lavorare tanti anni fa insieme, nel 98, presso uno studio di fisioterapia, insomma, convenzionato, eccetera. E la nostra, diciamo, conoscenza e amicizia ci ha portato a aprirlo insieme, poi a Tor Baianica, e da lì è nato questo centro. E sono 15 anni di attività ora, praticamente abbiamo festeggiato un compleanno. E all'interno del vostro studio che tipo di figure professionali possono trovare? Si possono trovare? Sì, oltre noi fisioterapisti, laureati, siamo parecchi, anche due osteopati che collaborano con noi in sede e poi un ortopedico, Rolando Renzi di Città di Aprilia, cioè bravissimo, collabora con noi da 15 anni ed è quotatissimo, fa visite molto accurate, richiesto e... Diciamo che è un'equipe che lavora sempre in sinergia, non lasciamo niente di intentato e alla fine i risultati ci sono, i pazienti stanno meglio. Quella è la cosa importante, sì. Soprattutto se arriva un paziente e va dal fisioterapista, ma il fisioterapista si rende conto che il paziente ha bisogno di un osteopata, di qualcosa di più approfondito, poi manda dal professionista di riferimento. Sì, sì, e noi lavoriamo in questo stile, diciamo, sì. Un'altra cosa, come fisioterapista, qualche consiglio che vuoi dare ai nostri ascoltatori, anche qualche errore che si fa di frequente che si dovrebbe evitare in genere? Allora, per esempio non dare ascolto a amici, parenti, io lo dico sempre, andate da un ortopedico, un bravo ortopedico, se volete venire dal nostro, bene, bene così, perché comunque fa visite accurate, però ecco, non date ascolto a consigli di gente che non è professionale, insomma, non fa il professionista, ecco. Già, perché magari ho sentito dire così, piuttosto che così, se fai così, perché mi hanno detto così, io l'ho fatto e ha funzionato, sto di me, ma non siamo tutti uguali, magari le problematiche possono essere differenti o più importanti. È un consiglio di non prendere troppi farmaci, fanno male e non risolvono. E sì, a proposito di non risolvere, cioè come se avessi mandato la palla in campo parlando di osteopatia, perché anche l'osteopatia, che è una delle figure che avete all'interno dello studio, va più a fondo. Quindi mettiamo il caso in cui ci fosse una persona che arrivasse insomma al vostro studio con dei dolori, poi l'osteopata va a fondo, quindi cerca di capire da dove viene il problema, sì, effettivamente, sì. Perché magari il sintomo... L'origine. Esatto, sì. L'origine del problema, perché magari il sintomo ci fa capire che ci va male un braccio, ma in realtà non è il braccio che fa male, c'è qualcos'altro di più profondo. Anche il viscerale è importante, quindi l'osteopata va proprio a fondo e vede dove il blocco è magari viscerale, ecco, un intestino o un fegato, diciamo, induriti, possono causare problematiche. Sì, perché magari noi pensiamo al punto in cui ci fa male, dove sentiamo dolore, però non ci rendiamo conto che potrebbe essere tutt'altro, quindi è una cosa più importante che deve essere approfondita. E abbiamo detto quindi le figure professionali che ci sono all'interno del vostro studio, che sono 15 anni di attività proprio quest'anno, avete festeggiato da poco. C'è qualcosa che vuoi aggiungere, Ornella? Che siamo a Tor Baianica, in via Carlo Alberto dalla chiesa 26, siamo vicino alla posta di Tor Baianica, molto al centro, siamo vicino al mare, adesso arrivano i romani, tutti con arrivano i dolori, romani, con l'ombrellone soprattutto, con l'ombrellone, e niente, siamo lì, e vi aspettiamo, speriamo non necessitate di noi, però... Però se dovesse succedere... Ma anche per massaggi rilassanti, non è solo ecco, per patologie gravi, ma anche per star meglio soltanto. Un massaggio fa sempre il suo... Quindi se siete stressati, se siete agitati, se volete andare al mare e già neanche arrivati sulla spiaggia e volete litigare con il vostro vicino, evitate, cioè magari fatevi un bel massaggio rilassante lì a Tor Baianica, lo studio professionale fisioterapico, poi ve ne andate al mare così siete rilassati. Sperando che non incontriate invece uno stressato che vi ricomincia tutto da capo. Però andate tutti allo studio, andiamo tutti allo studio professionale fisioterapico a farci un bel massaggio e non solo. Allora, siete anche su Facebook, c'è la pagina Centro Professionale Fisioterapico. Il genere...
In genere com'è aggiornata la pagina? Io non so tanto tecnologica, però sono fisioterapico su Facebook e con Messenger posso rispondere alle domande o prendere appuntamenti anche telefonicamente. Il numero di telefono sta sulla pagina. Sulla pagina, sì. Bene, io ringrazio Ornella Morini per essere stata qui, ma salutiamo anche Paola Filoni che non è potuta venire, quindi grazie ad entrambe. Grazie a voi.